Ciao a tutti ragazzi, sono Ares e oggi siamo in un video un po' diverso dal solito. Non è un gameplay, non è un video cazzeggio, è un commentary. Non se ne vedono da parecchio tempo su YouTube, forse perché è passato di moda, perché fa cagare. Però, volevo parlarvi giusto di tre cose che sono, prima di tutto, del gioco che state vedendo di sfondo, che è Rainbow Six Siege, come tutti molto probabilmente saprete. Alcune novità del canale e anche qualche obiettivo, perché no? Partiamo dal principio, quindi Rainbow Six. Appena ho sentito il nome, oh mio Dio, ho sborrato. In poche parole, sono veramente venuto all'interno. Nel mio cervello c'è stato un flusso di ricordi sulla PlayStation 2 di Rainbow Six che voi non potete immaginare. È un titolo che ho sempre amato, mi è sempre piaciuto. Soprattutto per la tattica che c'è nel nome di questo gioco, la squadra Rainbow, una squadra di forze speciali proveniente da tutto il mondo, che si unisce ovviamente per combattere il terrorismo, il cartello della droga e quant'altro. Questa volta però mi ha un attimino deluso, non solo dal fatto che non ci sia il single player come vera e propria campagna, ma andiamo in ordine. Prima di tutto io mi aspettavo un gioco simile a quelli della PlayStation 2 che c'erano, oddio, quei tempi lì, quando era 2006, 2005, forse un po' di più, facciamo anche 2007. Mi aspettavo appunto un gioco dove ci fosse una bellissima campagna, ovviamente il multiplayer di questi anni è d'obbligo secondo me. Varietà d'armi, tatticità, stealth. Irruzioni, e devo dire che dal trailer mi è davvero piaciuto. La beta, ho avuto modo di provare la beta e devo dire che mi è parecchio piaciuto. Ovviamente c'erano alcuni bug grafici, alcuni bug di matchmaking che anche tuttora è un problema, ne parleremo tra un attimino. Ma devo dire che tutto sommato è uscito un bel gioco, veramente. Dalla beta mi sono innamorato, ho detto lo prendo prezzo pieno. Non sono andato su Kinguin, su Instant Gaming o siti, insomma, dove si possono prendere giochi a prezzo basso. L'ho preso a prezzo pieno, così che i soldi vadano direttamente a quelli della Ubisoft e che migliorino un po' questo gioco. Ma la prima versione sinceramente è stata una merda. L'ho provata, l'ho scaricata, sono stato un'ora a cercare la partita e niente, 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 come se non ci fosse nessuno che l'avesse comprato. Forse ero l'unico al mondo in quel momento. Ma vabbè, che cazzo ci puoi fare? È la Ubisoft. Capita. Le delusioni furono tantissime. Io mi ricordo che il primo mese bestemmiai, ma quanto bestemmiai dagli errori stupidi. A parte il matchmaking che cazzo vaffanculo, ci ho perso le speranze. Io e il povero Barry non riusciamo a collegarci, vi rendete conto? Io con gli altri riesco, lui con gli altri riesce, ma noi due assieme no. Neanche se entro da un mio amico e il mio amico invita lui, se ci sono io in mezzo ai coglioni non entra. No, non riesce a entrare. Vabbè, speriamo che lo risolvano. Per il resto, vabbè, le macchinine che si distruggono da sole. Poi, nemici che ti vedono ancora prima che tu hai sceso le scale. E che altro? Boh, mi è capitato solo una volta e non ne ho più sentito parlare. Ero con la macchinina, hanno distrutto la macchinina, mi sono. Sono respawnato con 50 di vita, come se avessero colpito me. Ho detto va bene, ok, vabbè, vaffanculo, ci capisco. Ma è migliorato parecchio, è davvero migliorato. Non ci sono più bug, il matchmaking a posto, non vedo più crashare le sale d'attesa. Il ping in questo gioco rimane un attimino il problema principale perché non siamo mai sotto i 20. Io ho 36 di ping. Su Battlefield, tanto per farvi un esempio, pingo 9. Su Call of Duty ho provato 2 o 3 volte e pingo 11. Ma un gioco dove pingo 36 non l'ho mai visto. Io sono sempre stato sotto il 20, tranne casi particolari.
Passiamo invece alle novità del canale. Scusatemi se non riesco a portare 1-2 video alla settimana, ma tra studio e ho appena iniziato anche gli allenamenti di Krav Maga, che sono il lunedì e il venerdì. Sabato e la domenica scordatevi che io faccia qualcosa, proprio non me ne fotto un cazzo, ci potrebbe essere anche la terza guerra mondiale, io non mi muovo dal letto, dal divano. Per il resto dei giorni, cosa devo fare? Lo registro un giorno, il secondo giorno magari ci parlo sopra o comunque lo edito se non è un commentary e va bene. Però purtroppo sono uno studente, quindi non riesco a lavorare a tempo pieno sul canale. Idee? Beh, ho qualche idea io sul canale. Si potrebbero fare nuove serie, come con Lennix ad esempio. Avevo un vecchio canale, facevamo le magiche avventure di Lennix e Ares, e devo dire che come idea mi piace tanto, perché mi divertivo un sacco davvero, sia a giocarle che ad editarle mi divertivo, perché con Luca è sempre un buon divertimento. Magari faremo qualche altro video su Neverwinter, oppure vi porteremo qualche nuovo gioco, non so, consigliatemi voi. Novità? Allora, sì, c'è qualche novità, però personali più che altro. Ho messo i LED dentro il computer. Poi ho... che cazzo ho fatto? Ho cambiato tastiera. Ho messo le casse, magari mi metto un'immagine della mia postazione, con un po' di cartacce in giro, lattine, bottiglie piene di piscio e cazzate varie. Sì, porterò qualche video di Dark Souls 3, se tutto andrà bene. Tranquilli, amanti della saga di Dark Souls, tranquilli. Io non so giocare, se pubblico qualche video è perché mi piace a me. No, non è per vantare, perché lo so che faccio cagare a Dark Souls. Io della lore non ci capisco un cazzo. Io ascolto, vedo, ammazzo i nemici e vado avanti. Se rimango bloccato sono cazzi miei, lo so benissimo. Perché dico così? Perché la community di Dark Souls è molto bastarda verso gli youtuber o comunque i giocatori in generale. Cioè, se non sai giocare sei una merda, non puoi imparare. No, sei una merda, devi morire male in un incendio enorme. Sono sempre molto comprensivi loro. E nulla, se tutto mi piacerà pubblicherò qualche video cazzeggio dove magari muoio e mi deprimo in un angolino solo soletto. Nulla di che. Passiamo invece agli obiettivi del canale. Mannaggia, io voglio arrivare a questi cazzo di 50 iscritti. Mi piacciono un sacco. È proprio il numerino 50. Strafigo. Facciamo anche qualche sponsorizzazione, perché no? Innanzitutto, Click Top Anime. Ragazzi, se siete amanti degli anime, di giochi, insomma, quel genere lì, giapponesi, io purtroppo non ci capisco. Mi affascina quel mondo lì, ma non ci capisco un cazzo, come in ogni cosa, oltretutto, quindi... No, non ho capito. Mi dispiace. Comunque, se vi piacciono anime, manga e cazzate varie giapponesi col cazzo piccolo, passate dal canale di Click Top Anime, che troverete in descrizione, anche se andate nella home page del mio canale lo trovate a destra. Qua, a destra. Non potete vederlo perché non ho la webcam. L'ho trovato a destra. Ovviamente anche il canale di Lennix. Che cazzo d'amico sarei se non sponsorizzassi anche lui. Lo trovate sempre qui a destra. No, ho usato quello delle fiche. E per ultimo, ma non meno importante, il mio clan, i BDF, parteciperemo a una LAN al Comic Con di Torino. Quindi se volete mi beccate lì. Perché? Non è... questa LAN sarà su Battlefield 4, un torneo. Sì, è un torneo eliminazioni dirette, penso. Vi farò sapere più avanti i giorni che si svolgerà, ma penso che siano il sabato e la domenica. Nulla. Se volete unirvi a un clan totalmente demenziale, pieno di fancazzisti e culetti pro, complotti complottosi e zoccole che fanno pom... Ok? Ciao ragazzi, sì dai, vi lascio al video in caso quest'audio non è durato abbastanza. Ciao. Sì, ciao. Com'è che si dice? A metterlo a posto. Teoria. Perché ti si è rotto, che mo gracchio, prima non lo facevo. Ecco, mo non lo fa più. No, certo. In
pochettino meno, eh. No, cioè, gracchia, non so, come interferenza. Cosa? Chi? Ah, no, devi cantare io. Che palle, gioco devi, dove per comprarle definitivamente devi usare l'odio. Dovrei sbloccarmi il nuovo vampiro. Questo cosa fa? In teoria ha anche una specialità per lui.